Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a quella che è la nostra settima e penultima data di provini di selezioni della sesta edizione di Dubbi Fatto. Sembravi appunto, avevi male al ginocchio, sì. Mi sembravi un attimo un po' appunto spaesato in alcuni punti, sì. Si vedeva beh, che era il freestyle ovviamente, e, però bravo appunto nei passaggi di break, bravissimo, e c'era un po' poco correlato un passo all'altro, cioè c'era un po' poca correlazione e mi sarebbe piaciuto più il contatto visivo con noi, cioè un po' più di magari espressività, un po' più di... cioè venire un po' qua magari davanti a noi, dato che appunto nel breakdance fa anche tanto con la battle e si fa tanto così, cioè praticamente il contatto con il pubblico e con più che altro perché quando saremo là a Cairo e ci sarà anche appunto tanto contatto col pubblico, quindi secondo me dovresti avere più sguardo alto, ok? Questo è un consiglio che ti do, però comunque è bravissimo. Grazie. E complimenti, per me sì. Cioè troppo poco da poter giudicare. Io ti dico sì semplicemente perché voglio rivederti magari in forma e... La prossima volta quando vieni, se ti diranno sì, porta un pezzo preparato, cioè di venire qua pronto, un po' più curato, ecco, sì. Sì, sì, no, dice vieni, ti lascio il microfono. Ok, grazie. Ok, più tranquillo, tanto non succede niente, voglio dire, sì, siamo... Sì. No, persone normalissime, okay, abituate a vedere gente ballare, quindi niente, quindi magari preparati un pochino di più, okay. Io voglio rivederti, assolutamente sì, ok, ho visto quel poco che ho visto, mi è piaciuto, però lo voglio vedere un pochino più pulito, sì. Ok? Ok. Classico che gestisci piuttosto bene. Se proprio devo giocare il pelo dell'uovo, non cantare. O la canti tutta, o fai solo il la 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 e o no no no, ma le parole no, che non sta bene. Tutto il resto apprezzabile, anche la gestione del pavimento, perché non è facile con le scarpette da casa su questo laminato qua, lo so benissimo. Brava, altro che sì. Per me sì. Mi avete piaciuta tantissimo, forse fra quelle che ho preferito di tutti i provini che abbiamo fatto fino adesso. E che ti devo dire, sei stata bravissima, la stessa cosa che ha detto lei sul cantare l'avevo pensata anch'io, e per il resto bravissima, per me sì. Studiando da molto poco sicuramente parti con una dote naturale interessante, perché in questi 5 mesi non hai imparato quello che hai fatto adesso, quindi vuol dire che hai la potenzialità, ti hanno già detto tutto, passaggio della voce, tipologia di emissione del fiato, respirazione eccetera, nonostante questo comunque tu tieni la nota, il che vuol dire che anche se la respirazione non è corretta
hai la capacità di poterlo fare, quindi questa è l'intonazione naturale. L'inglese è abbastanza bene, e, nel senso, insomma, tutto sommato non è un madrelingua, però ci sta, e quindi è un sì anche per me. Ti dico di sì, mi raccomando la scelta dei pezzi, cerca di ascoltarti, vai più tranquillo possibile.